momento particolare questa della vita che scorre, ma che ha a volte degli eventi che ci fanno ricordare cose importanti. L'Ariete ritorna dal Libano dopo una missione durata 6 mesi. Non è la prima volta che l'Ariete è un peacekeeper, come si dice, un'entità specializzata ormai in queste missioni di pace, ma certo in Libano ha sempre dato prova di grande professionalità, di grande presenza, di grande tatto. Oggi come città noi sono orgoglioso di rappresentare l'amministrazione nel dare il bentornato a un nostro cittadino. L'Ariete è un cittadino di Pordenone, nel 2000 gli è stata data la cittadinanza onoraria, a maggior ragione c'è un momento anche di emozione nel accogliere queste persone di ritorno. Si sono distinte, e per questo ringraziamo il generale Zauner, al solito, non solo per l'alto livello di professionalità, ma per quel tatto che di fatto, visto che ormai c'è questa matrice friulana, li fa essere gente unica. In Libano abbiamo usato l'arma di fornire la stabilità, quindi abbiamo usato l'arma del dialogo con tutte le parti, abbiamo usato l'arma della cooperazione e quindi progetti a sostegno della stabilizzazione di un'area che dopo 6 anni senza conflitti, e questo penso sia il più grosso risultato che la missione UNIFIL possa annoverare, per chi è esperto dell'area sa che 6 anni senza conflitti sono un tempo infinitamente lungo. Siamo riusciti a portare della stabilità e osservare che ormai stiamo arrivando, e noi siamo fiduciosi che lo sforzo di UNIFIL ci porterà in quella zona del mondo così martoriata finalmente a un punto di non ritorno, dove la voglia di pace e di stabilità supererà sicuramente gli odi che sono atavici in quell'area.